Buongiorno Marco, benvenuto al nostro caffè. Ciao, buongiorno, buongiorno Francesco. Oggi argomento tosto, che è il tema annoso e complesso della diagnosi in psichiatria. Ti spiego che cosa intendo io e poi tu mi dici ovviamente la tua opinione. Cioè, il tema della diagnosi è un tema che attraversa la psichiatria anche in termini ideologici. Nel senso che in realtà da un lato è un qualcosa che, come in tutte le branche della medicina, aiuta, perché aiuta a inquadrare, no? Un paziente rispetto alla sua patologia, e dall'altro invece viene considerato da alcuni qualcosa di come dire, stigmatizzante, e comunque per la natura complessa della mente non giusto, cioè come se non dovesse esistere una diagnosi in psichiatria. Quindi ci muoviamo tra due scile caridi, no? Da un lato l'idea che la diagnosi si debba fare anche per orientarci, magari cambiando nel tempo, ma comunque si debba fare. Dall'altra l'idea che invece la diagnosi è soltanto una etichetta affibbiata ad un generico malessere dell'animo umano. Adesso l'ho molto semplificata, ma mi sembra che si possa riassumere in queste due posizioni. Io non solo vorrei sapere la tua opinione, ma vorrei capire un po' da te il tema dell'importanza e come si colloca la diagnosi all'interno dell'operare dello psichiatra. Sì, è un problema grosso, ci si può costruire un intero congresso, scrivere un'enciclopedia, perché attraversa la storia anche della nostra disciplina. Cerchiamo di, come dire, non perderci quindi in questa complessità. E traducendo il tuo Scilla e Cariddi, potremmo dire che un estremo è: esistono le malattie psichiatriche come fenomeni in sé, tra virgolette, esistenti indipendentemente dai singoli pazienti, estremizzo il concetto, sono cose, diciamo, che vivono una vita autonoma, e all'estremo opposto invece esiste una soggettività assoluta per cui non è possibile classificare i pazienti, e a questo punto la psichiatria nel primo caso diventa una disciplina replicabile al 100%, nel secondo caso diventa una sorta di come dire, operatività empirica, dove ognuno ricostruisce il mondo ogni volta che incontra un paziente. È evidente che siamo di fronte a due estremizzazioni, entrambe, mi sento di dire, errate. Perché? Perché non è vero che la psichiatria tratta di medicine, di malattie che sono assolutamente sovrapponibili in tutte le persone che ricevono quella diagnosi, perché come tu hai giustamente usato il termine inquadrare un paziente, sono, diciamo, delle cornici all'interno dei quali i pazienti si possono essere inseriti, ma con alcune peculiarità che li rendono diversi tra di loro. Quindi sono, diciamo, dei contenitori che ci servono fondamentalmente a due cose, e cioè: uno, a prevedere se c'è un trattamento di dimostrata efficacia fatto con la diagnosi, e due, quale potrebbe essere l'andamento a lungo termine di quel disturbo se non viene trattato o se viene trattato. Fondamentalmente una diagnosi in medicina serve a questo. Se non c'è questo, è un esercizio di accademia. Tutte le volte che in medicina si fanno delle diagnosi, la sindrome di Pincopallo, che però non ha una terapia efficace e ci sono tre casi nel mondo, quindi non si sa che decorso ha, è un esercizio di accademia. Serve per poter dire a un paziente che non sappiamo che cos'ha, dargli un nome. Ma per fortuna le nostre diagnosi invece servono a questo. Rispondono a: esiste un trattamento, che cosa succede a lungo termine. Dall'estremo opposto è vero che però all'interno di questi contenitori noi abbiamo pazienti che sono molto differenti tra loro, quindi la diagnosi tra virgolette categoriale non ci dice molto del signor Rossi che è affetto da quella patologia. Ci dice alcune cose, cioè ce le incornicia, giusto appunto, per cui posso prevedere un certo decorso, posso prevedere l'appropriatezza di un certo trattamento, ma non ci dice né quale trattamento né quale sarà il decorso del signor Rossi, perché questo ha a che fare più con la soggettività del signor Rossi. Quindi, per trovare una sintesi che io penso che sia poi nell'operare di tutti i clinici esperti, abbiamo bisogno delle diagnosi,
perché altrimenti non fosse altro la validazione dei nostri trattamenti e, tra virgolette, le nostre valutazioni epidemiologiche vanno a farsi friggere, cioè il paziente ha tutto il diritto di sapere, tra virgolette, se è affetto da depressione, cosa succederà se non si cura fra un anno, 5 anni, 10 anni, e che cosa accade se si cura, cosa accadere, potrebbe accadere se non si cura. Quindi, come dire, un inquadramento ci serve. Dopodiché non rispondono assolutamente né quelle diagnosi, meno che mai le linee guida costruite sulle diagnosi, qual è il trattamento giusto per il signor Rossi di 46 anni che vive in una certa zona della nostra città, ha 2 figli, ha una famiglia di un certo tipo, ha anche un po' di ipertensione e ha un episodio depressivo con certe caratteristiche, che è tutta un'altra storia rispetto alla diagnosi di depressione maggiore. Allora, tra questi 2 estremi, quindi, io penso che la diagnosi vada considerata, come dici giustamente tu, un work in progress. È un po' la funzione che hanno i navigatori. I navigatori, di cui tutti oramai disponiamo, perché ce l'abbiamo sullo smartphone, non sostituiscono la realtà, per cui sarebbe sciocco dire che, voglio dire, l'orizzonte è imponderabile, non ci servono a niente. I navigatori sono molto utili. Se io vado in una città che non conosco e digito il nome di una via, mi ci porta, ma sarebbe sciocco guidare con i finestrini oscurati guardando il navigatore, perché, tra virgolette, non c'è un aggiornamento, è cambiato il ponte e io finisco in un fosso se in maniera critica seguo il navigatore e non guardo fuori dal finestrino. Ecco, però Marco, scusa, mi hai fatto venire, fatto un'associazione con i nuovi occhiali della Apple, nel senso che questi oggetti che sono di realtà aumentata e ti permettono comunque di vedere il mondo attraverso le telecamere in maniera molto affascinante, sembra che non funzionino benissimo, però comunque la via è quella, in realtà tendono a come dire, a porti in una situazione un po' particolare. Cioè, in qualche maniera, la domanda che sorge spontanea è: ma se la diagnosi non serve, allora non esiste la malattia mentale? Ovvero, noi vediamo il mondo attraverso un software che ce lo fa vedere, oppure il mondo è diverso e semmai dovremo osservarlo e chiedere dei pareri al software, ma non considerarlo come il modo con cui guardiamo il mondo? Cioè, mi sembra che ci siano, come dicevi tu, Scilla e Cariddi, no? Ci siano queste 2 posizioni un po' antitetiche, che in realtà dovrebbero trovare una sintesi, anche se è molto difficile, perché ho l'impressione che i fautori un po' più estremisti di una posizione, diciamo, pro diagnosi assoluta sono quelli che si trincerano dietro la diagnosi per avere delle sicurezze che in realtà non ci sono. Dall'altra parte c'è un'idea che dietro la non diagnosi ci sia però anche, questo io non lo accetto al pari, una dissoluzione della nostra professione, come se non servisse, in quanto le diagnosi non ci sono e sono sempre sbagliate. Mentre in realtà il problema è, come dicevi tu, che c'è la diagnosi e poi c'è il signor Rossi, che magari può partire come una diagnosi, ma resta sempre il signor Rossi. Sì, ma questo ho l'impressione che sia più, come dicevi tu all'inizio, più un problema ideologico. Sì. E noi rimaniamo su discorsi astratti, scontriamo, ci dividiamo tra Guelfi e Ghibellini, molto molto meno sentito se scendiamo nella pratica clinica di tutti i giorni. Cioè, il clinico esperto questo problema non dico che lo risolve con leggerezza, ma ce l'ha ben presente, la sintesi la trova tutti i giorni, non pur con dei distinguo, ma la trova tutti i giorni. E nella realtà congressuale, se non vogliamo dire nell'ideologia, chi ci si scontra tra Guelfi e Ghibellini, cioè, voglio dire, è ovvio che le diagnosi ci servono per i motivi che ho detto prima, che ci servono come navigatori, ma per quella metafora l'ho usata per dire che nessuno di noi si sogna di non guardare più dal finestrino e dirigere la propria strada solo col navigatore. Perché? Perché questo non ci dà l'esatta sovrapposizione della realtà, ci dice alcune cose, come la cartina, come siamo uomini dell'Ottocento, come un tempo era lo stradario, e la diagnosi è quella lì,
però non è che ci autorizza a dire che quindi non ci serve nessun strumento di analisi. Lo dico perché il fautore dell'evidence base più estrema è fermamente convinto, tra virgolette, che tutto ciò che non è dimostrabile, replicabile, non esiste. Cioè, che esiste una scienza che cammina solo sui fenomeni replicabili e descrivibili e casca male nei fenomeni che non sono facilmente dimostrabili e replicabili, e buona parte dell'umano è così, cioè spiegare perché il signor Rossi è il signor Rossi o spiegare perché una sinfonia di Mozart è più bella di quella di Salieri non lo si spiega con motivi tecnici. Per cui, voglio dire, l'evidence base più estrema cozza col fatto che costruisce un sapere che certo che ci serve, ma non è un punto di arrivo, è un punto di partenza per poi declinarlo su quanto il signor Rossi si discosta da quel tipo di standard. Ma è vero anche il contrario, guai a pensare che quindi buttiamo a mare tutto quel sapere legato a, come dire, la validazione scientifica dei nostri, le diagnosi anziché i trattamenti, per usare un gergo più colloquiale, perché altrimenti cadiamo nella trappola appunto dell'empiria assoluta, a cui io non credo. Non penso che la psichiatria sia un'arte imponderabile, penso che ci siano entrambe le componenti, cioè che abbia uno zoccolo duro, tra virgolette, che ha radici nelle scienze, ma che necessariamente deve guardare a ponte o nella sua funzione di disciplina a ponte nelle scienze umane per comprendere fino in fondo quelle che sono le caratteristiche di soggettività delle persone. Questa doppia anima che la psichiatria ha sempre avuto, oggi la medicina la sta riscoprendo. L'evidence base è in crisi persino nelle discipline più tecniche, nella cardiologia, anziché non perché la buttano a bagno dicendo per 50 anni abbiamo sbagliato, ma perché si rendono conto che costruire le prassi e i trattamenti solo su protocolli evidence base fa perdere di strada i pazienti, che poi vanno dai guaritori a cercare una relazione. Capisci? Quindi, di fatto, io penso che la psichiatria dovrebbe avere, e penso che in buona parte abbia, gli anticorpi per tenere in tensione questi mondi, che sono mondi che hanno, ripeto, radici nella storia della nostra disciplina. E cioè, da un lato, un approccio scientifico che quindi sia capace di prevedere, tra virgolette, l'esistenza di sindromi o il decorso di certi quadri psicopatologici. Questo esiste, chiunque abbia visto pazienti sa che esiste, ma guai a pensare che quello sia replicabile in protocolli rigidi in cui i pazienti si adattano a quella realtà lì, perché non è così. Certo. Viceversa, però, cadere nell'ideologia dell'arte, ma l'arte la lasciamo ai musicisti. Sì, ma non solo, Marco, perdonami, perché la fantasia dell'arte è quella del... Ma no, perché anziché dargli le medicine, dico per dire, adesso la semplifico, dobbiamo fargli la psicoterapia, l'arte terapia, ecco, benissimo, l'arte terapia, la psicoterapia, bisogna farla con competenza, non è che è una roba che si fa con buon cuore, cioè intendo dire che farlo psicoterapeuta è difficile quanto farlo psicofarmacologo. Non è che sono due mestieri, uno che lo fai perché sei un bravo uomo o una brava donna e l'altro invece lo fai perché sei uno scienziato o dall'altra o un cattivone che vuole riempire di psicofarmaci il mondo. Beh, fermo restando che noi abbiamo parlato infatti di psichiatria, non abbiamo parlato di farmaci, cioè questi, certo, che abbiamo fatto valgono per qualsiasi trattamento noi applichiamo in psichiatria. Cioè il problema tra l'evidence base più rigoroso e, tra virgolette, chiamiamolo così, la soggettività, vale per lo psicoterapeuta, per il riabilitatore, per l'arte terapeuta, cioè si pone lo stesso problema. L'arte terapeuta deve, tra virgolette, credere in maniera cieca a quelle che sono la disciplina che gli dà alcune coordinate di intervento, o deve applicare quella disciplina al signor Rossi, che ha alcune caratteristiche, e come la può applicare il signor Rossi? Quindi non è che sia un problema che riguarda i farmaci, è questo? Certo. Assolutamente, assolutamente, sono totalmente d'accordo. Il farmaco è più evidente perché il concetto di appropriatezza, dose minima efficace, dose, come dire, fuori scheda, e tollerabilità sono nella testa di tutti.
ma questi concetti, appropriatezza, indicazioni, dose minima, dosi fuori controllo, si applicano a qualsiasi trattamento e ogni trattamento, anche non farmacologico, deve fare i conti con questa dicotomia, che è, secondo me, legata a questa storia nostra, dico nostra, ma mi sento di dire che oramai è comune alla medicina, che non è inquadrabile in una scienza esatta, ma non è neanche un'arte, è a metà strada qui, a metà strada. A seconda dei periodi storici si muove lì su quel confine. È questo che, come dire, mi fa dire, a seconda del periodo storico, per quello che ho iniziato dicendo a che fare con la tua storia, oggi seguiva a periodi, no, la deriva scientista, ora la deriva sociologica, ora la deriva psicoterapica relazionale, ma nessuno, tra virgolette, al di là dei riduttivismi, ha mai sconfessato, quelli bravi, che questa complessità bisogna tollerarla e lavorarci all'interno se vogliamo fare questo mestiere qua. Se tu leggi però i manuali dell'Ottocento, dei nostri maestri, questo argomento, congressi, ma poi vai a leggere i casi clinici di Griesinger, di Kraepelin, di Bleuler e di Pinco Pallo di 2 anni fa, nei casi clinici questo lavoro lo fanno tutti. Kraepelin anziché Bleuler avevano ben presente questo progetto, come nella clinica bisogna, non è che stavano lì a guardare i pazienti chiusi nel loro manicomio, le loro osservazioni erano da un lato il tentativo di inquadrare diagnosticamente e fare delle ipotesi prognostiche, che era fondamentale. Le persone ti chiedono questo, ma a me cosa succederà adesso che certo. Scusa Marco, ti chiedono cosa succederà e credo che il nostro compito sia quello di dirgli seriamente, proviamo a fare il meglio possibile, e il meglio possibile non è certamente qualcosa di ideologico, qualunque sia l'ideologia che sta dietro a, eventualmente, alle nostre parole. Su questo credo che non ci siano dubbi, con l'ideologia non si cura nessuno. Ed è il motivo per cui io affermo, visto il tuo discorso di prima, che bisogna conoscere molto bene i manuali diagnostici, bisogna conoscere molto bene le linee guida, bisogna conoscere molto bene la teoria, e casomai il lavoro del clinico, io penso, dovrebbe essere dichiarare ogni volta che vedo un paziente se e perché si discosta da quel sapere lì. Cioè, se io, quel paziente lì, non rientra in quel quadro per cui sarebbe previsto, devo dire perché. Devo dirlo in maniera trasparente, che è, tra virgolette, secondo me, il lavoro del clinico. Cioè, non adatto il paziente a quello contenitore, ma non faccio neanche l'operazione opposta, cioè nego l'esistenza di un contenitore e dico che il paziente è un unicum imponderabile per cui l'incontro che magicamente guarisce le persone. Questa è una follia, cioè follia, è qualcosa che ci allontana persino la figura dello sciamano, che, voglio dire, ce l'ha la sua teoria, le sue pratiche e, tra virgolette, le sa usare molto bene, cioè ci porta a un livello addirittura tra virgolette, civiltà, che noi consideriamo meno evolute, a un livello di pura empiria pura, che è pericolosissimo in psichiatria, perché le persone poi stanno male. E certo, e poi quando stanno male magari finiscono per passare dall'empirista al povero professionista serio che deve affrontare anche gli errori che in questo caso sono commessi. Diciamo, lo dico, mi assumo ampiamente la responsabilità di quello che sto dicendo. Grazie Marco, alla prossima. Grazie a te Francesco. Ciao. Ciao.